Siamo col dottor De Marchi, Andrea De Marchi, e più che in veste di esperto di arte, in veste di conoscitore della figura di Federico Zeri, che ha frequentato per molti anni. Com'è nata questa conoscenza con Zeri? Dunque, non c'era nessun mallevatore, quindi non sono stato presentato da contesse o da baronie di qualche tipo, come di solito avviene in questi casi, e come questi rapporti del resto hanno toccato anche Zeri. Nacque perdendo una scommessa, insomma, finì lì in realtà per un lavoro del ministero. Questa scommessa significava telefonare a Zeri, di cui tutti avevano paura. Finimmo al cospetto di Zeri, io e un'altra persona che avevamo finito di fare un lavoro di schedatura di fotografie per il ministero. E Zeri ebbe per me, nei miei confronti, una certa simpatia, tant'è che mi chiamò poi invitandomi a mangiare a casa sua. Da quel momento il rapporto si è intensificato moltissimo e abbiamo mangiato poi, non quella volta perché arrivai tardi, ma centinaia e centinaia di volte. Ho fatto un conto che i nostri seconde colazioni, come dicono le persone coltivate, o pranzi, come si dice giustamente invece da Roma in giù, sono stati oltre il migliaio. Circa 1500 pasti abbiamo mangiato insieme, poche cene perché non riuscivo a resistere fino Dottor De all'oltrecena. Marchi, se volessimo provare a tratteggiare la figura di Zeri, uomo prima che studioso, quali sono le linee fondamentali del suo modo di essere? Cosa colpiva di più Guardi, in Zeri ho una... cercato di inserire in una recente mostra Fondazione Santarelli alcuni aspetti umani che non sono mai stati discussi per culto del personaggio, per senso di discrezione. Zeri è una persona sostanzialmente di una solitudine disperante, con un enorme vuoto affettivo e amoroso nella sua vita, che sorprendentemente e costruttivamente riuscì a colmare questo vuoto in modo creativo e costruttivo, cioè invece che fare, come dice il poeta Leopardi, ridursi a studiare, riuscì a studiare ed avere questo bernoccolo, questo fuoco della conoscenza nella vita che lo tenne sempre di una vitalità enorme. Quindi, come uomo, era un uomo solo sostanzialmente, circondato prima dall'avversione del paese, perché lui non fu né comunista né cattolico, cosa che era un suicidio professionale per un intellettuale vissuto, laureatosi nel 1945, lascio a lei il giudizio su questa cosa. Quindi si affacciava sulla Italia della ricostruzione, in cui i fascisti non c'erano mai stati, e Zeri è stato sempre una persona sostanzialmente libera. Quindi la sua fortuna è stata quella poi di incontrare il mondo non italiano. Ha rinunciato a un posto fisso che aveva, lavorava per il ministero, ha cominciato ad andare agli Stati Uniti via nave i primi anni, un rapporto che è stato per lui risolutivo nella vita, che si è interrotto nel 1984 per aver detto una parola di troppo anche negli Stati Uniti, nei liberi Stati Uniti. Dichiarò il vero, cioè che l'Istituto Getty per il quale aveva lavorato e di cui era l'unico membro del board nominato per via testamentaria del morto, scappò terrorizzato per aver detto il vero in seguito a minacce che non so se fossero realmente pericolose o no. Fatto si è che non ha mai più messo piede negli Stati Uniti. Nella relazione con lui, quali erano gli elementi che erano più presenti? La mia ignoranza e la sua conoscenza, la sua ossessività, era una persona che si ripeteva in un modo tremendo molto spesso in questa specie di bipolarismo che aveva fra l'odio per il paese, prodotto di un amore irrisolto per questo stesso paese, quindi il fatto che ci fosse questa fascinazione
fatto il risolto lo portava a ripetere le stesse cose, quindi un atteggiamento che non è che fosse un comizio, però era tremendo perché autoalimentava il cattivo umore. Poi dava per scontato che tutti sapessero le cose, quindi io, come tutti, spesso baravo, cioè anch'io facevo credere che effettivamente le conoscevo le cose, ma diversamente dagli altri che annuivano come pecorelle nel lunotto posteriore della macchina, io ogni tanto ho l'astuzia di dire questa cosa non la so, in modo da rendere verosimile il resto della funzione. Poi il rapporto si è sviluppato, devo a lui tutto quello che ho imparato come conoscitore e devo dire che negli ultimi anni era spesso lui che si riferiva a me, cioè ha talmente una fiducia guadagnata nel mio giudizio sulle opere d'arte che spesso tentennava a darlo finché non mi aveva fatto vedere dei pezzi. Dottor De Marchi, sul piano invece dello Zeri, grande conoscitore d'arte, vogliamo provare a dire in modo semplice qual è la linea fondamentale del suo lavoro? In che cosa Zeri, Guardi, c'è critico, è diverso dagli altri? un sì. Zeri critico è diverso dagli altri, anzitutto per non aver mai sposato un metodo, cioè non c'era una verità. Se lei frequenta oggi un'università, lei scende su un marciapiede dove ancheggiando farà i suoi esami fino alla laurea, come fanno le prostitute, e dovrà dire: lei appartiene alla scuola longhiana di Firenze o alla scuola longhiana di Siena, oppure agli arganiani o ai brandiani. Cose più o meno intelligenti, spesso meno intelligenti, alle quali bisogna adattarsi. Zeri, non pretendeva, non ha mai lasciato una scuola dietro di sé, proprio perché non aveva questa. Avrebbe voluto insegnare all'università, ma non aveva l'atteggiamento baronale, cosa che poteva benissimo permettersi perché alla fine una sua influenza sul paese ce l'ha avuta. Però il suo metodo era non avere un aspetto teologico, come invece oggi lo chiamano ideologia, ma molto spesso è teologia, cioè un sistema che spieghi la realtà. Zeri era abbastanza intelligente per capire che nessun sistema da solo spiega la realtà. Questo penso sia la sintesi della sintesi della sintesi. E nell'avvicinarsi a un'opera, saltato l'elemento intuitivo che ovviamente è quello iniziale, quali erano i suoi passaggi successivi? Guardi, mai emotività, c'era nell'opera, nell'approccio all'opera c'era anzitutto l'aspetto intuitivo è un aspetto che non dice niente. Ma è Ora le il dico primo perché. immediato. Il primo perché è diverso il mio dal suo, perché? Perché io ho nella mia testa centinaia e centinaia di migliaia di immagini di opere e quindi molto spesso il mio giudizio intuitivo è già un'attribuzione fondata che poi spesso può venire addirittura fuorviata dalle mie ulteriori riflessioni. Mentre quello che può avere la mia figlia di 8 mesi che sta salendo le scale e che ha visto poche figure della vita è avvicinare fra loro la sua totale inesperienza figurativa, asistematica e poverissima di quantità. Quindi l'intuito in questo caso è qualcosa che non ha a che vedere con l'angelo e San Matteo che insegna a scrivere così, ma ha a che vedere con quello che io già so e non so di sapere bene. E quindi un primo verdetto immediato. E quello Zeri ce l'aveva, i conoscitori ce l'hanno di solito questo fatto. E poi c'è il giudizio su, per esempio, lo stato di conservazione, molto importante, per cui basato sulle foto in bianco e nero. Ma soprattutto c'era l'ammissione di non sapere, cioè non arrampicarsi sugli specchi, oppure c'era un verdetto a metà, cioè un primo risultato sulla ricerca. Faccio un esempio, di un quadro riuscivi a individuare un soggetto molto raro, non so, negromantico per esempio, ma non l'autore. E il risultato avviene e avveniva, e questo l'ho imparato attraverso lui, dopo anni di ricerca, magari casualmente, perché le scoperte spesso, come le creazioni, sono casuali, non tutte sono progettate, lo diceva anche Munro questo.
come l'artista, non è che dice oggi mi alzo e faccio un capolavoro. A volte è così, altre volte ci inciampa letteralmente, cioè le coordinate di spazio e tempo si incrociano su quell'opera lì e viene fuori una cosa straordinaria. Così è la ricerca, quindi dipende, per esempio, dal punto di vista quasi atletico, cosa hai ripassato negli ultimi anni dell'arte, della storia dell'arte. Se hai ripassato qualcosa, sei più facilitato a classificare quella cosa che ti è arrivato, se hai approfondito il periodo o la zona di provenienza effettiva Ma della cosa. in concreto, Zeri, trovandosi per le mani un quadro o una scultura, in cui sta cercando di identificare l'origine, Lui, cosa fa? il primo ragionamento è quello che facciamo sempre in questo caso. È vera? È falsa? È italiana? È europea? Di che epoca è? Insomma, cercare nelle ascisse dello spazio e nelle ordinate del tempo di fissare da dove diavolo proviene questa cosa qua. È un tipo di lavoro che gli storici dell'arte non fanno più, nel senso che si è creato un fatto fisiologico, cioè un patrimonio già catalogato, in cui giustamente molti studiosi dicevano: basta con questo lavoro di filtraggio, cerchiamo di capire che significato ha questo materiale artistico, perché poi è laconico dire Raffaello Sanzio 1508. È interessante capire che sono le stanze della segnatura che indica un punto della storia del papato, che indica un punto della storia dell'Occidente, che indica un punto delle politiche delle guerre d'Italia, che indica tante cose. La stanza della segnatura, che indica la filosofia, l'umanesimo, che indica una stagione del Rinascimento. Quindi pensiamo a chi l'ha ordinata, perché quindi dal dopoguerra in qua c'è stato un affiorire di approcci diversi e una sorda, non esplicita condanna dei conoscitori come gente bieca e venduta al mercato e mendace, cosa che in parte è vera, ma non esiste storia dell'arte senza una capacità di connoisseurship. E questo Zeri lo sapeva bene, infatti il suo libro più importante si chiama Pittura e Controriforma, non è un libro tanto da conoscitore, è un libro che affronta un problema, quello della divaricazione fra arte e arte sacra. Però c'è sempre dietro qualcuno che si pone il problema di cosa sono i documenti che sta vedendo, se sono veri e sono falsi, sono belli e sono brutti, che integrità hanno, che rapporto col passato hanno, che elemento innovativo hanno, insomma. Cosa significano? E per questo bisogna saperlo. Il problema è che sempre di più se ne parla prescindendo dalle cose, cioè una distruzione totale, per fare un parallelo in medicina, con la clinica. Non esiste più assolutamente la diagnosi sulla malattia, esiste solo una diagnosi sul calzino, o il tipo di maglione o altre cose. Non più sulla malattia. Dottor De Marchi, se in qualche maniera, in modo breve, ci volesse dire quale secondo lei è il più grosso lascito di Zeri? E chi lo sa? Non lo so perché probabilmente il patrimonio di fotografie e di libri dipende da cosa vuol dire, nel senso che Di per me il lascito grosso intellettuale, lascito, intendo. per me è quello che ho avuto io, che ho avuto questo privilegio. Certo che da un certo punto di vista, più che le foto e i libri, il lascito di Zeri, che penso che molti possano apprezzare, è nei suoi scritti, che sono semplici. Non hanno il carattere di belle lettere, di pennino d'oro, con cui siamo abituati a essere annoiati dalla storia dell'arte, che è una cosa più noiosa da leggersi, per cui abbiamo dei vertici di scrittura antichizzata con cui ancora si esprimono molte persone che scrivono di questi argomenti, per cui non si usa mai molto, ma sempre assai, per cui si trova la formula più involuta, le frasi più lunghe, i termini più. Insomma,
di persone che segnalano di essere i primi che hanno studiato, in realtà segnalano la propria debolezza. Ecco, Zeri aveva una sintassi di tipo anglosassone, semplicissima, di una povertà disarmante in cui si capisce l'intelligenza molto bene. Mentre invece, per esempio, altri personaggi dalle menti acutissime, come Roberto Longhi, faccio un esempio, un fenomeno quasi letterario, però spesso è difficile apprezzarne la brillantezza in quella forma poetizzata e non sempre poetica che ha la sua letteratura. Dottor De Marchi, grazie. Grazie a lei. Benissimo.